Noi abbiamo fatto ben due procedure STEM, diciamo, due rondate di concorsi ordinari sulle cosiddette discipline STEM, cioè le materie scientifiche, diciamo così, tecnico-scientifiche. Sono stati svolti, questo per decisione nazionale, con la procedura dei test, dei quesiti a risposta, a crocette, diciamo così. Molte domande sono state, anche sub iudice, cioè nel senso che, c'è stato proprio contenzioso perché in alcuni casi, le risposte erano corrette o sbagliate a seconda delle situazioni. Insomma, sono stati concorsi, molto, molto selettivi, troppo selettivi, dal mio punto di vista, nel senso che, hanno portato, un po' in tutte le discipline, ad una quota del 20% al massimo di docenti idonei rispetto ai posti disponibili. Questo ha chiaramente determinato la scarsità di candidati che noi abbiamo potuto immettere in ruolo. Ma oltre a questo, c'è proprio un scarso numero di laureati STEM nel nostro paese e quindi anche uno scarso numero di laureati STEM che si mettono a disposizione della scuola. Anche dalle graduatorie d'istituto i presidi fanno fatica a reclutarli e molto spesso devono ricorrere alle cosiddette MAD, cioè a quelle persone, a quei laureati recenti che si mettono a disposizione al di fuori delle graduatorie. Quindi c'è un problema sia di scarsità di laureati in questi settori e quindi anche pochi che si rivolgono alla scuola, sia una gestione non soddisfacente, diciamo così, dei due concorsi che sono stati espletati.